Ciao a tutti ragazzuoli, qui ZF Jackson e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi siamo ancora qua con il secondo episodio della mini carriera con il Porto. Carriera che ovviamente vi ho fatto per far vedere la mia squadrona. Tra l'altro ragazzi, mi avevate chiesto in che anno fossimo e andiamo a controllare insieme. Siamo nel 2019, nel settembre del 2019. E per chi non lo sapesse, in questa carriera ragazzi andremo a giocare la Champions League con la mia squadrona. Faccio di nuovo un riepilogo per quelli che proprio vedono questo video per la prima volta. Abbiamo Martial, Coman, Dembélé, Isco, Carvalho, Koke, Luke Shaw, Manolas, Courtois in porta, Jimenez, Bellerin, grandi panchinari, tra l'altro il regen di Ibra, che io ho chiamato Ibra Junior e mi sta già crescendo in maniera assurda, e tantissimi altri giocatori, tra l'altro Bailly, che era titolare però si è infortunato, e Guedes, che ragazzi si è ripristinato dall'infortunio, quindi magari potremmo vedere anche lui presto all'opera. Ragazzi, mi avevate chiesto anche di far vedere più di una partita per video e dai, accetto la vostra offerta e va bene, vi farò vedere due partite. Quindi oggi abbiamo la partita contro il Galatasaray e, se non erro, abbiamo la partita contro il Napoli, se non erro, perché guardate un po' ragazzi il nostro girone d'inferno. Abbiamo Monaco, Galatasaray, poi ci siamo noi che siamo il Porto e appunto il Napoli. Napoli e Porto ragazzi hanno una grande rivalità e noi siamo il Porto, quindi dovremo andare a vincere. Però quest'oggi ragazzi siamo contro il Galatasaray, quindi ovviamente difficoltà leggenda, andiamo nel match. Ok, ci siamo al Sanderson Park, Galatasaray Porto, ci siamo arrivati in Turchia. Giochi da seguire, Ousmane Dembélé ragazzi, che è il titolare. Qua vediamo anche Muslera, quello là se non sbaglio è Wesley Sneijder. Comunque noi ci siamo qua per voler portare a casa altri 3 punti. Nella scorsa partita abbiamo fatto 1-0 contro il Monaco, subito qua Coman recupera un bel pallone. Dicevo, nella scorsa partita abbiamo fatto 1-0 contro il Monaco, quindi vogliamo ripeterci. Ah ragazzi, un'altra cosa, dato che appunto adesso faremo 2 partite e cercherò di tagliare un pochino di più, perché sennò il video esce troppo esagerato. Il primo video l'avevo fatto appunto nell'altro modo, che facevamo solo una partita, quindi vi potevo far vedere più azioni da gioco, aneddoti magari meno importanti, mentre invece così adesso ragazzi vi farò vedere soltanto le azioni, quelle che appunto valgono qualcosa nella partita, le azioni belle, le azioni da gol, sperando che ci siano e soprattutto che ci siano per noi. Coman per Isco, attenzione Isco, aspettiamo l'arrivo di qualcuno. Isco, buono per Koke, Koke si libera, Koke cade in aria, rigore, calcio di rigore subito, Shiju, mamma mia che brutto fallo su Koke, secondo rigore per noi, rosso per Shiju. Shiju, come cavolo si chiama, 9 minuti sono passati, Galatasaray in no, non è rigore, uffa, vabbè, Galatasaray in 10 dopo 9 minuti, c'è un bel calcio di punizione, potremmo farlo andare a battere proprio a Isco. Dai Isco, centrale. Ragazzi, facciamo un giochino, facciamo che mi dovete scrivere sotto nei commenti, secondo voi, quanto finiranno le partite. E chi vince, vincerà un bel premio. Ovviamente il primo che le indovina, e non fate le persone monelle ad andare prima a vedere quanto finiscono le partite e poi scrivere. Intanto qua c'è un bel calcio di punizione, voglio farlo battere ancora Isco, mamma che ciofega che hai tirato Isco. Martial, prova ad andare via lui adesso, l'ex Monaco, l'ex Manchester United, si gira molto bene, prova questo gioco con Koke che si gira per andare al tiro dentro, Coman, mamma mia, Ziz ferma tutto, ancora sto a Ziz, dentro per William Carvalho, Koke di tacco, grandissima azione, Isco, e il gol arriva, Isco, il capitano, ancora Isco, a segnare il gol in Champions League. Grandissima azione, è arrivato il gol finalmente del Porto sul Galatasaray, guardate, di tacco, Koke subito dentro e Isco la piazza, così secondo gol in Champions League per il nostro capitano. Quindi dopo il gol su rigore fatto al Monaco arriva anche il gol, questa volta su azione, al Galatasaray. Isco sempre più capitano e uomo Champions di questo Porto. È veramente buono questo inserimento di Martial. Martial, adesso proviamo a fare una Maggie di spin, riesce perfetta. Martial, Martial! La palla resta lì, mamma che parata che ha fatto Muslera, sembra che se sia Muslera. Martial è andato via molto bene. Pressiamo ragazzi, pressiamo che qua le doti tecniche difensive non è che siano proprio eccezionali.
Però intanto stanno riuscendo ad andare via, palla al piede, dalla loro area. E riescono addirittura ad arrivare al centrocampo, ma mano l'ass, esce bene. Quindi si può ripartire con Martial di prima. Non... Questa qua è un po' la partita della Isco. Molto bene per Ousmane Dembélé. Dembélé adesso, dobbiamo entrare con Dembélé in aria, di fisico, teniamo, di fisico, è perfetto, dentro Isco, Isco può andare ancora! Niente da fare, mamma mia, Isco, quanto è forte, è diventato veramente fortissimo. Occhio! Courtois vola e salva il risultato. Ecco perché ho speso 120 milioni per Courtois. Occhio, non ci credo, Ibra Junior, mamma mia, un razzo! Contropiede, Ibra Junior, è andato via nell'uno contro uno col portiere. Ibra Junior, Ibra Junior! Era stato ripreso, ma che cavolo di contropiede abbiamo fatto con Ibra Junior? Dembélé, Isco, che veramente sta facendo una partita della sua vita. Attenzione, l'abbiamo visto Ibra Junior. Mamma mia, che posizione d'attacco che ha proprio da Ibra. Ibra Junior! Il primo gol col Porto, il primo gol in Champions. Eccolo qua, 2-0. Finalmente Ibra Junior, è arrivato il gol. Che posizione attacco che ha questo giocatore. È entrato, ha fatto il cambio di davanti. Veramente ha fatto un taglio perfetto qua. Poi Di Mancino, guardate, porta sul pallone, incrocia Di Mancino da posizione impossibile. Lui è destro, quindi non è neanche il suo piede. Primo gol col Porto, primo gol in Champions League. 45esimo e 90esimo. Va bene, questo è FIFA. 2-0 in casa del Galatasaray. Mamma mia, che trasferta in Turchia. Che palle sti gol così. Ma dai, ma che gol è? Derdiok. 2-1. Ah no, Gumush. Finisce così la partita, 2-1 in casa del Galatasaray. Quindi adesso andiamo e voliamo in Italia. Ragazzi, ci siamo, però non siamo in Italia, perché è Porto-Napoli. Quindi vabbè, ho avuto questo abbaglio. Tra l'altro, ragazzi, mi è diventato 90, Isco. Il Regen Ibra è diventato 72, mi è già cresciuto di 5, incredibile. Ve l'ho detto che i Regen sono veramente qualcosa di pazzesco. Show è diventato 89 e altri giocatori mi sono cresciuti. Tra l'altro è tornato Baigli, quindi ciao. Bellerin 86 è diventato, cioè, una squadra della Madonna. Adesso Isco, proviamo subito. Bergkamp, però la sferbiciata. Dembélé, molto bene Bergkamp. Cosa fa? Ma che cosa è successo? Cosa è successo? 1-0 Porto, ma che cosa? Guardate Brooks qua. In pressing con Coman, Koulibaly fa una cazzata, Sommer la lascia andare. Poi si uccidono fra di loro. Mamma mia, che fail. Questo è FIFA. Autogol di Brooks, quindi a caso ci troviamo in vantaggio. Veramente a casissimo. 1-0 Porto. Mamma mia, che bug mentale dei difensori del Napoli. William Carvalho, animalesco. Bellissimo dentro. Dembélé! 2-0! Al 30esimo! Vai la bandierina, Ousmane! Mamma mia, che gollazzo che abbiamo fatto qua con Ousmane Dembélé. 2-0 dopo 30 minuti, un gol in rapida successione rispetto al primo. Il primo è stato un autogol a caso. Questo qua invece merito di William Carvalho, che ha fatto un'azione stupenda. Poi ancora Isco, sempre a fare l'uomo assist. Questa volta Dembélé non sbaglia. Quindi 2-0 dopo mezz'ora. Porto-Napoli. Siamo al 62esimo. E voi sapete... Anzi no, dai, facciamo due cambi. Mettiamo sia Guedes che Val, nonché il nostro piccolo Regen Ibra. Vogliamo dargli sempre più minutaggio nelle gambe, anche perché sta crescendo. È già un 72. Cioè l'abbiamo preso che era 67, tipo. Una cosa del genere. Ma quanto è cresciuto? Guedes. Bello, ti ho visto. Ti ho visto, Ousmane. Mamma mia, che lancio perfetto. Qua Ousmane Dembélé, il controllo non è che sia stato perfetto, però. No. Mamma mia, bella azione, Milik, bella azione. Purtroppo, meglio per noi, non si è conclusa, meno male. William Carvalho adesso, proprio per Regen Ibra, provano due con William Carvalho. William Carvalho resiste al fisico degli altri, dentro per Regen Ibra che la tocca, non la tocca, la palla è nostra con Guedes. Guedes, adesso vediamo cosa possiamo combinare. Guedes, teniamo palla, aspettiamo magari che arrivi qualcuno. Buona per Koke, che come sempre smista. Luke Shaw! Luke Shaw vuole unirsi anche lui allo show. Bellissimo questo cambio di gioco.
veramente questo qua merita tanto. Ibra Junior, vabbè, ciao Koulibaly, ciao proprio, cioè è troppo un armadio quel giocatore. Poi tipo si arrampica sui giocatori come fossero, boh, non lo so. Però la partita finisce qua, signori, vinciamo 2-0 con appunto quell'autogol sfortunato e poi il gol di Ousmane Dembélé. Il Monaco riesce a vincere 2-1 contro il Galatasaray, quindi siamo a 9 punti soli in classifica, lì pronti. Ragazzi, arriviamo a 1000 like per far uscire un nuovo episodio della mini carriera. Ci vediamo appunto nel prossimo mini episodio. E ragazzi, forza Porto!